durante il tempo, il momento della pandemia che è stato molto duro per le donne, quanto è stato importante la rete, i centri di assistenza e così via? È stata straordinariamente importante, innanzitutto perché ha continuato incessantemente il lavoro, un lavoro che noi abbiamo promosso attraverso un rilancio della campagna del numero verde 1522, abbiamo incentivato l'utilizzo della app per chattare, immaginando che nel lockdown fosse più difficile eventualmente la telefonata. Le donne hanno colto questo messaggio, abbiamo fatto un accordo anche con le farmacie, questo ha portato ad un aumento straordinario delle richieste di aiuto. Quindi c'è stato, l'Istat ha certificato che c'è stato davvero un aumento del 75% delle richieste di aiuto, probabilmente dovuto a questa campagna. Il tema non è tanto la campagna, è l'aver fatto sapere alle donne che c'era una realtà, quella dei centri antiviolenza, delle case di rifugio, pronta ad accoglierle. Abbiamo anche investito ulteriori risorse, 5 milioni e mezzo, per gestire il momento straordinario della pandemia, ma è chiaro che solo una rete territoriale e una rete capace di prossimità verso queste esperienze di vita può essere la speranza per le donne di uscire da una violenza nella quale troppo spesso sono imprigionate e vivono in solitudine. Ecco, a proposito invece della manovra che per lei è molto importante, che oggi arriverà in Parlamento approvata dal CDM, lei ha detto che c'è uno sguardo rivolto proprio al femminile e ha voluto fortemente una serie di norme, di disposizioni per aiutare proprio il mondo femminile. Ce ne può parlare? È una manovra che è stata molto coraggiosa nell'investimento sul femminile e sul lavoro delle donne. Credo che sia un segnale importante per il nostro paese, perché decidiamo di ripartire con investimenti che valorizzino il protagonismo femminile. È un pezzettino di quel progetto nell'ambito dell'empowerment femminile che vogliamo portare dentro al piano per la Next Generation. In particolare ci sono alcune misure, quello sulla decontribuzione del lavoro femminile, sgravi del 100% per chi assumerà donne su tutto il territorio nazionale, un fondo straordinario, nel senso che viene costituito in modo inedito, di 20 milioni di euro per l'imprenditoria femminile, per l'accesso al credito, per il sostegno finanziario, per l'accompagnamento e per la formazione. Poi ci sono quelle misure che incidono nell'ambito del lavoro femminile attraverso, diciamo, politiche familiari che in qualche modo si rendano corresponsabili del tema educativo, quindi sostegno per i servizi educativi della prima infanzia, un altro pilastro importante anche nell'ambito del piano per la Next Generation, quindi un investimento per i comuni, la conferma del bonus asilo nido, ci sarà l'assegno unico e universale per tutti i figli, è confermata fino a quel punto anche dote mamma, quindi un contributo di 800 euro dall'ottavo mese di gravidanza. Ecco, il paese credo che oggi riparta e possa ripartire se mette in campo le sue energie migliori, e ritengo che oggi le energie migliori del paese abbiano il voto delle donne.